è caduta la linea. Allora, vi stavo dicendo, cioè, questo appello rivolto. Pronto? 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 Ecco, io volevo fare un appello a tutte le persone che stanno aspettando il talismano che avevo promesso in omaggio il giorno della festa delle donne, che ho fatto un programma speciale chiamato La Festa dell'Amore. E nel giro di 2 o 3 giorni voi avete il talismano a casa perché è stato spedito tutto quanto, va bene? L'ho accompagnata con una letterina, se avete bisogno di me sapete dove trovarmi, perché oltre a, come si dice, a lavorare nel mio studio privato, io mando anche a casa per corrispondenza gli oroscopi annuali, gli oroscopi di coppia, il tema cioè il tema astrale, il chi sei, tutte le caratteristiche del vostro carattere, basta chiederlo all'144 166 155. Posso mandarvi anche l'oroscopo a casa se non vi potete sposare, venire da noi se avete dei problemi importanti, problemi grandi, d'accordo? Pronto? Cade in continuazione la linea. Vi ricordo che per mettermi in contatto in questo momento con me dovete chiamare l'144 166 155 e potete parlare con me, sapere il vostro futuro su amore, lavoro e salute. E ancora una cosa, vi ricordo che per l'8 di marzo, che è la nostra festa, la festa delle donne, una festa speciale, un giorno alla grande, farò un programma speciale, un programma dedicato proprio a tutte le donne di questo mondo, un programma dove io non solo farò la consulenza astrologica, ma ci sarà una sorpresa per tutte le persone che chiameranno o che richiederanno quello che io presento in omaggio proprio in quel giorno, l'8 di marzo, d'accordo? Approfitto ancora mentre non arriva la telefonata, che c'è proprio veramente un blocco nel centralino. Un saluto caro a un'amica che io ho incontrato oggi in una farmacia, un'amica d'infanzia che non vedevo proprio da quando ero piccola, e veramente mi ha fatto piacere, perché io penso che per tutti noi, no? Gli anni dell'infanzia, gli anni di quando eravamo piccoli, ce li ricordiamo con molta nostalgia, siamo molto legati ai ricordi. Un saluto a te Liliana, un saluto caro e tanti auguri per papà. Va bene? Che so che sta poco bene, senz'altro vedrai che si riprenderà. Ciao Liliana. E niente, ci dovrebbe stare qualche problemino, penso, perché non... Ecco, io sento i telefoni che squillano, però non riescono a parlare con me. Comunque voi continuate a formulare il... È l'144 166 155. Pronto? Sì. Sì, con chi parlo? Roberta. Ciao Roberta. Ciao Manola, che mi dici? Tu che vuoi sapere? Io voglio sapere dell'amore. Dell'amore, dimmi. La tua data. La mia data di nascita? Roberta, zoologi che mi vedi per la prima volta? Eh sì. Ah, ecco, allora, perciò non sai che mi devi dare la data. No, non so niente. Allora, io sono un'astrologa. Sì. Sai come mi chiamo? Manola, perciò hai capito molto bene. Sì. E le carte, per cui mi devi chiedere cosa ti sta più a cuore, però mi devi dare la tua data di nascita. Sì, 13-4-62. Sì. 13 dicembre sei sposata? Sì. Chi è che parla? Chi è? Ti richiamo. Eh? Ti richiamo. Va bene. Grazie. Ciao. Tesoro, evidentemente la persona che ha dato questa data era disturbata da qualcuno, non voleva far sentire nulla a nessuno, però ti posso dare lo... Pronto? Buonasera. Con chi parlo? Mi chiamo Sonia. Ciao Sonia. Ciao. Ciao, cosa vuoi sapere? Non lo so, un po'... qualcosa. Sul tuo ti devo dare la data di nascita? Sì. Allora, il 5 marzo? Sì. Del 68. L'anno? 1968. Qualcosa su cosa? Cosa ti interessa a te? Vita privata. 5 marzo? Sì. 68. Privata sentimentale? Esatto. C'è qualcuno vicino a te? Sì. Chi ti suggerisce? Ah no, pensavo qualcuno... No, non c'è un'altra persona che ha già chiamato. Ah, ho già capito. Ci siamo...
che vi posti? La state in un ufficio? Sì. Allora, 5 marzo 68. Allora, una Pesci. Sì. Con una Venere in Acquario. Allora, che cosa dice intanto il tuo oroscopo? Sì. Che la tua vita affettiva, io parlo in generale, sì, nel corso della vita avrai più di qualche amore, sì, importante, nel senso che comunque anche se tu non vorrai ci saranno dei grossi cambiamenti nella tua vita affettiva, perché la tua Venere in Acquario porta comunque a dei rinnovamenti e dei cambiamenti, ci potrebbe stare anche una separazione, un divorzio. Oddio. Questo parliamo mettiamolo in pe perché può succedere, come si dice, nelle migliori famiglie, no? Sì. Ecco, questa tua Venere non è una Venere di una persona che ha una stabilità, anche se tu comunque la vorresti, questa stabilità, o no? Sì, tra poco succederà proprio... Ti devi sposare? Sì. E però ti sposi in un momento giusto, tesoro. Ah, sì? Adesso ti spiego. Io ti ho parlato in generale. Quello che ti ho detto può essere come fra 10 anni, come fra 20 anni, come fra 15, come una grossa crisi a livello sentimentale. Uh-huh. Però in questo momento la tua Venere, che è governata dal segno dell'acquario, uh-huh, tu sai che ci sono buoni appoggi. Per cui se ti sposi in un momento proprio, forse non sapendolo, ti sposi in un momento ideale. Ah, okay. È questo che ti voglio dire. Il tuo ragazzo di che segno è? Della Vergine. Mi dai la data? Il 4 settembre del 68. Settembre? Mm-hmm. 4 settembre del 68. Guarda, lui ha una Venere a 0 gradi della Bilancia, per cui Venere in Bilancia e Venere in Acquario bene si accomunano. Ah, perfetto. Per cui le crisi, pronto? Sì, pronto. Scusate, la probabile crisi che io ti ho detto, sì, potrebbe anche essere superata con una buona volontà. Però avrai un momento molto difficile nel tuo matrimonio. Speriamo il più lontano possibile. Va bene. Va bene, auguroni. Grazie. Ciao, ciao. E così abbiamo dato la risposta anche alla... Ragazzi, sono passati, come si dice, il telefono. Comunque auguri anche per l'altra amica che aveva telefonato. Va bene? Le telefonate ne arrivano tanto perché sento squillare i telefoni, per cui le risposte ci possono stare per tutti, perché vi ricordo che dietro le mie spalle c'è un'equipe abbastanza valida. Telefonate e non vi pentirete, va bene? Pronto? Pronto? Sì? Sono Francesca. Ciao Francesca. Mi volevo far fare le carte. Ci credi alle carte? Sì. Ah, te le sei mai fatte fare? No. No. È la prima volta? Sì, è la prima volta. Allora, dimmi, cosa vuoi sapere Francesca? Volevo sapere qualcosa sul lavoro. Sì. E sull'amore. Sì, alla data Francesca. La data di nascita? Eh sì, è importante. 10/7/64. 10 giugno? Sì. 64? Sì. Tu già lavori? Sì. Ecco, allora tu vuoi sapere qualcosa nel lavoro in generale? Sì. Anche sull'amore? Sì. Allora ti dico tutto. Mi faccio un po' gli affari tuoi, eh? Sì. Allora, 10 giugno 64. Vediamo un attimino. Hai un lavoro fisso? Sì. Perché sembra che, diciamo, un lavoro di routine, eh? Abbastanza. Allora, vediamo un po'. Il lavoro, sai, hai 31 anni, vero? Mi sembra, sì. Sì. A giugno. Diciamo che tu hai un Giove in Toro, sei una ragazza che nella vita ha un pochino tutto a rilento, quello che mi dicono le carte. Però dovresti avere dei miglioramenti nella vita futura, almeno per quanto riguarda il lavoro, tesoro, eh? Sì. Ecco, quello che io vedo però, che nella vita affettiva ci possono essere stati in passato dei problemi. Sì. Tu li hai avuti? Sì. Questi sì. Problemi? Sei sì. Sposata, libera, come sei? No, sono libera. Sei ancora libera? Non sono sposata. Ecco, però hai avuto, diciamo, hai sofferto molto per qualche cosa, per quanto riguarda gli affetti. Sì, abbastanza. Ecco, però tesoro, guarda, tu sei una Gemelli, sì, però in questo momento più che grossi problemi affettivi potresti riscontrare un problema con un uomo che ti può dare preoccupazioni, per cui non so, tu hai il papà? Sì. Ecco, ci possono stare dei problemi per quanto riguarda la salute di papà, oppure noie, incomprensione con qualcuno della tua famiglia di sesso maschile. Però la parte affettiva, la tua Venere, va incontro
nei mesi prossimi a una stabilità, a stabilizzare qualcosa di concreto nella vita affettiva. Tu hai qualcuno che ti interessa? Sì, sì. Ecco, mi dai la data di lui? Sì, il 28.02. Sì, è febbraio? Sì. Sì, l'anno? 65. Sì. Avete fatto progetti già? No. Ancora no. Sole e luna e... comunque lui è un pesci, sì. Però ha molti valori in acquario. A me piace come persona. A te? Sì, tantissimo. Tantissimo. Tesoro, guarda, tu nella vita affettiva vai incontro a un periodo più di stabilità nel rapporto. Quello che vedo problematico è una situazione in casa con una persona di sesso maschile. Tu hai fratelli anche? No. Papà solo. Papà solo. Ecco, ci potranno stare delle preoccupazioni per lui o una bella bisticciata con lui? Tutto. Speriamo qua. No. Sei molto legata alla famiglia tua? Sì, sì. Infatti si vede, hai molti pianeti in un segno tradizionale, tipo Venere in Cancro, pianeti in Toro, per cui sei molto legata alla tua famiglia d'origine. Sì, eh? Sì. Infatti contano molto loro. E anche se tu vorresti liberartene non ci riuscirai mai. No. È no. Vero? Sì, sì. Comunque auguri. Grazie. Ciao bella, ciao, Manola, ciao. Ciao. Pronto? Pronto? Sì? La signora Manola? Mi sente? Sì. Ciao. Ciao. Salve. Dunque, io volevo parlare per mia figlia. Sì, vuole sapere qualcosa su... riguardo il lavoro. Sì, signora. Cioè, ha dato adesso un concorso, non lo so come può essere andata, se c'è possibilità. Mi dà la data? La data di che? Del concorso? No, signora, la data... La data di nascita? Sì, sì. 28-11-70. 70? Sì. Quando l'ha fatto il concorso, signora? L'ha fatto mercoledì scorso. Ho capito. Ma un concorso in polizia? No, no, no. In che cosa? Per la scuola. Che scuola? Elementare. Come elementare? Maestra? Eh? Ah, ecco, allora è tutto diverso. Comunque, signora è una ragazza abbastanza tenace. Sì. È una ragazza che... è molto molto intelligente, signora. Allora, quello che le voglio dire, innanzitutto ha fatto il concorso in un momento positivo, signora. Sì. Per cui le cose a questa ragazza ci dovrebbero andare abbastanza, come si dice, abbastanza bene. Ma è un concorso per andare di ruolo? Beh, proprio di ruolo non lo so, perché non è che c'è molto punteggio. E che cosa voleva fare con questo... concorso? Beh, magari entrare in una graduatoria. Ecco, cioè io sono incompetente, però quello che le voglio dire io è che comunque la ragazza si metterà bene con questo concorso o entrerà in graduatoria, cioè ci sarà qualcosa a favore suo, ha capito? Sì. Va bene? Auguri. Grazie. Auguri, signora. E io vi ricordo, prima che chiamo la pubblicità, che potete mettervi già in collegamento, se volete parlare con me, all'144-166-155, per cui potete telefonare in qualsiasi momento della giornata, sempre, in qualsiasi momento, anche quando io non sono qui insieme a voi in televisione, va bene? Io adesso chiedo alla regia la pubblicità.